Ciao amici di YouTube, qui con voi è Shalebum. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi voglio siamo qui in questo video per me specialissimo, importante. Lo sapete, ormai faccio video su YouTube da tanti anni e questo penso che sia uno dei video più significativi, uno dei video più importanti del canale. Per me vale tanto, questo video è un'emozione incredibile. Non vi chiedo un numero preciso di mi piace. Chi ci vuole bene, chi ci conosce, chi ci segue da parecchio, chi vuole bene a mio padre, è libero di lasciare un commento qui sotto e di lasciare mi piace. Fatemi vedere quello che riuscite a fare, va bene, sono nelle vostre mani. Caro papà, ora parlo a te, te lo meriti. Te lo meriti perché sappiamo quello che abbiamo passato nella nostra famiglia, quello che hai passato tu, e arrivare a 53 anni, a 100.000 iscritti su YouTube, penso che sia una delle soddisfazioni più belle della tua vita. E questo penso che lo sai bene, perché tu ci tieni, tieni al tuo canale, tieni a noi, alla tua famiglia, a tutte le persone che ti vogliono bene. Penso che ti sei preso una grande gioia, una grande soddisfazione alla tua età, ti sei messo in gioco e non è facile. Non è facile per una persona come te che ha sempre lavorato nella vita, non che questo non sia un lavoro, ma che è un qualcosa di diverso, un qualcosa di giovane, è un qualcosa che fa più alla portata nostra, non lo so, è una cosa giovanile. Invece tu, con il tuo canale YouTube Chef Franco, sei riuscito ad arrivare a 100.000 iscritti. Quindi questo è un video speciale per i tuoi 100.000 iscritti. Ti ho fatto questo regalo e spero che tu lo possa apprezzare. Ritornando a noi ragazzi, è lo speciale 100.000 iscritti di Chef Franco. Perché qualche settimana fa il canale YouTube di cucina Chef Franco, aperto il 25 novembre, ha raggiunto 100.000 iscritti su YouTube. Quindi arriverà la targhetta, è una grande soddisfazione. Mai mi sarei aspettato che mio padre Franco aprisse un canale YouTube e arrivasse in poco tempo a 100.000 persone. Questo è il bello della vita, cose che non ti aspetti, e tutto questo è grazie a voi, è grazie alla mia idea di aprire il canale Chef Franco più di un anno fa. Chef Franco esiste anche già da prima che creasse il canale, però grazie anche al vostro aiuto, alla mia idea, abbiamo aperto il canale YouTube a papà e con i suoi video di cucina vedete quanti iscritti ha fatto e quante persone sta raggiungendo in pochissimo tempo. Mi sto dilungando troppo, però per uno speciale abbiamo passato una giornata speciale. Prima che però passi alla festa speciale 100.000 iscritti che vedrete, voglio farvi vedere la reazione di mio padre quando ha visto 100.000 iscritti sullo schermo. 7 iscritti, solo 7 iscritti. Chef, buongiorno. Oggi 9 dicembre è il giorno. Grazie a tutti. Arriverai a 100.000. È un onore per me, grazie a voi. E che dirvi? È una bella gioia. Dai a vedere. Vedi. Siamo arrivati a 100.000, finalmente. Auguri ragazzi, 100.000 iscritti, 101.000, tanti auguri papà. Grazie. Auguri. Io già avevo visto in macchina, dopo un anno e qualche giorno. Te lo meriti. Sei contento? Bello la volta. Bello, ma mamma arriva a 1.000.000. Sì, dobbiamo arrivare a 1.000.000, per forza, chef, con le tante ricette che ci porti. 1.000.000 di iscritti. 54 anni, non è facile metterti in gioco. Grazie a te, grazie alla gente che ci segue. È un bello traguardo. Bello. Bello, Sono contento. Ma la cosa più bella, ancora deve arrivare, papà. Sai perché? Girati. Sì. Quella lì ora arriverà con il nome Chef Franco. Quella è la cosa bella, Bello, bello. Oh, un anno 100.000 iscritti, tanta roba, Mamma mia, un anno. Auguri, portiamo, complimenti. Portiamo il contenuto di cucina che alla gente piace. Bella cosa, a me mi piace cucinare, l'ho sempre detto. Lo dico in ogni video che non sono lo chef. È una cosa amatoriale. Facciamo cucina moderna. No, cucina antica, diciamo così. Un po' tutte e due. Tutte e due, sì, però importante che ci divertiamo. Ci divertiamo, sì, riusciamo a divertirci. E la gente lo vede. Lo vede. Per arrivare a 100.000 la gente lo vede. Auguri. Complimenti ragazzi, questo è un progetto nato, l'idea è nata più di 2 anni fa,
Però il canale Chef Frank è nato il 25 novembre, oggi 9 dicembre, dopo un anno e qualche giorno. Siamo arrivati a 100.000 iscritti. E grazie a papà, grazie un po' dico anche a me, a Cristian, alla nostra famiglia, a voi che avete seguito le ricette di Chef Franco, a voi ragazzi che comunque non mancate ad ogni video di Chef Franco, alle mamme, ai papà, a tutti coloro che seguono i video. Per arrivare a 100.000 iscritti non è facile oggigiorno, perché ci sono tanti canali. Bello traguardo. Io 500.000, tu 100.000, quindi grazie veramente. Grazie a tutti di cuore, veramente grazie. Ma ora dobbiamo festeggiare. Sì. Dobbiamo festeggiare. No. E quindi ragazzi, andiamo con i festeggiamenti. Allora, primo regalo. Mia nonna mi ha regalato una torta. Questa è bella, eh. A dire non si finisce. Ma mica la posso aprire? Sì, allora, aprilo. Sento K, bellissimo. Grazie. Aiuta, una nuvola che mi vuole bene. Fammici una bacia. E questo è solo il primo regalo, eh. Allora, la cosa mia più bella, sapete qual è? Ammazza tutti quanti contenti, tutti felici. Per me è un bel traguardo. Chi se lo aspettava a 54 anni arrivare a 100K? Ne sono fiero. Grazie a voi, grazie ai miei figli, alla mia famiglia, a tutti quelli là che mi stanno dietro. Caro papà, ti sei emozionato, ci siamo emozionati. Queste sono lacrime ovviamente di gioia, di felicità, lacrime di una persona che ne ha passate tante. Però, caro papà, non piangere, perché ora viene il bello. Ora viene la festa che tu tanto desideravi. Mi hai detto: Enzo, io se raggiungo 100.000 iscritti ho il desiderio di fare una live, una diretta. Invito alcune persone che mi vogliono bene, che vogliono bene anche a te. Facciamo una bella pasta e patate con la provola, che è il marchio e il piatto icona del canale di Chef Franco. Invitiamo tante persone, stiamo insieme, stiamo in diretta con altra gente. Vogliamo farlo? E ha detto: sì papà, facciamo, ci organizziamo e riusciamo a fare tutto. Ho organizzato questa cosa grazie anche a Fotoema, e vedete che bella giornata e che bella festa abbiamo organizzato. Siamo pronti, oggi 18 dicembre finalmente c'è la festa speciale 100.000 iscritti di Chef Franco. Ragazzi, eccolo qui. Papà, siamo quasi pronti, ci siamo. Bello, sono contento. Sei contento? Io, questa festa sto un po' in ansia. Basta il patano, che guardate pure gli ingredienti che sta preparando il chef Franco. Tutto in diretta, che sicuramente alcuni di voi l'avranno vista, altri no. Ma sullo pasta e patano non vi dico dopo che c'è. Antipasta, mozzarella, salata, prosciutto, torto, mozzarella, Giovanni. Però ragazzi, questa diretta dobbiamo ringraziare anche Fotoema, perché cioè guardate qui, grazie a loro, ragazzi, bisogna fare le cose fatte bene. Anche grazie a loro e anche Alessio, bravissimo ragazzo, ci ha aiutato. Siamo da stamattina, però dovrebbe andare tutto bene. 100.000 iscritti. Dai! Primo ospite! Ma che sta bussando anche via, Giovanni. Ma non dovevi, Giovanni. Busso con i piedi, chef. È un onore, non è? Quando vengo qui, forse ha già bussato. Giovanni, però già da Giovanni si mette sempre a disposizione. Ma così come avete fatto? O nel bene e nel male ci vuole bene. Grazie, Giovanni, grazie. È un onore essere qua. Gentilissimo. Poi tra l'altro già sta da duro cardin esagerato. E sto preparando già, perché poi alle 7 in punto, che poi devo dirti la verità, tengo pure un po' di fame. A te te lo tolgo senza la prova. Giovanni, non mi piatto ci costa a te. Stai zitto. Mancano pochissimi minuti. Ragazzi, abbiamo fatto una bella cosa, una bellissima attrezzatura, dai, ci siamo quasi pronti. Ho un po' d'ansia perché è la prima live di Chef Franco, ma soprattutto si festeggiano i 100.000 iscritti, anzi, non vedo l'ora che arrivi la targhetta, ve la faremo vedere ovviamente sui nostri social. E ora ci siamo, andiamo in diretta e festeggiamo questi 100.000, dai, te lo meriti, papà. Olè! Olè! Chef, hai mai fatto una pasta e patata senza luce? Ho messo il sale sotto e il brodo sopra. Faccio assaggiare Chef Franco, sì. Quando lo metto, salata in accidente. Chef, assaggio. Ma perché non veniva d'accordo? Assaggio. No! Patata! Voglio vinciamo insieme dagli anni uniti, però vado a far fare. Momento tanto atteso. Olè! Ah sì? Documenti? Documenti? Mariscia, mettimi, mia Mariscia. Possiamo entrare comunque. Vabbè, tanto è casa di Chef Franco, che me ne frega. Grazie. Documento di Chef Franco.
faccio niente. Provola affumicata. È la prima sorpresa. Coach. Il coach. Il coach. Mamma mia. Grande. Auguri, chef, auguri. Siamo ospiti a sorpresa. Siamo venuti in tempo, chef. Sì, proprio a sorpresa. Ragazzi, facciamo un applauso in chat a Cristian e Antonio che hanno già vinto a Fantacalcio. Bravi. Ci pensi contro anche la chiave che è ultimo in classifica. Non facevano gol rosi. Ci riprendiamo. Buon appetito. Infatti capendo mi è in bocca, capito subito ti arriva la bontà. Già esteticamente posso votare. Ma non c'è poco da votare, il 10. Cioè... cremosissimo, Aiu, cremosissimo come piace a me. Qua il bro, chi è che ha mandato il bro? Perfetto. Buono, perfetto. Perfetto. Allora posso dire che di sale è straordinariamente perfetta. Di sale! Ah, ora devo dare di gusto completo. Però sei per secondo, Aiu. Sì, sì, tieni. Lo posso, allora, lo posso dire, chef? La miglior pasta e patate della mia vita. Io sono un altro mondo, dell'iperuranio. Fatelo venire perché mi fa piacere. Sono dell'iperuranio con questa pasta e patate. Ma forchetta? Sì. Sempre, sempre. E voi siete in forchetta o in cucchiaio? Lo faccio sapere. Ma non è un coraggio partito. Grande sapore, bene. Io sto dietro le quinte, però devo assaggiare la pasta e patate di chef. Ma la prossima volta? La mangio 7-8 settimane. Ma piatto lo dice, però... Quando ve l'avevo detto, faccio un solo strappo alla regola con la provola, perché l'ha già assaggiata. Glielo dico, chef, Fran. Ma poi, l'altro, ma non è perché... Vabbè, va giù. Sarei un ipocrita a dire che non cambia niente. Cambia, perché la provola fa cambiare tutto. È finita qua. Cosa ci stai preparando, chef? Benetta all'arrabbiata. Pomodoro, bruschetta, spaghetti, salame e provolo di piccante e mortadello. Mortadello, sta tutto sta tutto giù. Non ha senso offesa, ragazzi, chef Frank. Manca niente. Vino c'è e stiamo a posto. Vabbè, chef. Piglia. La storia, ragazzi. Ma caldura si sente sul pane caldo! Mamma mia! Ma mica anche noi, ci sono tartufo, eh! Ragazzi, io lavoro così! Facci due a Frankie, a Giovanni! Un attimo di pausa, c'è Andrea! Oh, Andrea! Oh! Ragazzi, allora volevo fare un grosso augurio ad un secondo papà che è Chef Franco per i suoi 100.000 iscritti! Grazie! Grazie, di cuore. Mi piace non essere lì, fare il cuore. Sono lì, lo sai, chef. Lo so, non ti preoccupare. Oh, non rima, abbiate. Stavo già solamente. Mamma di... Non posso parlare, posso solo mangiare in questo momento. Olè. Prosecco 2021, millesima anno. Ecco la torta azzurra, ovviamente. Azzurra, azzurra, chachos, chef Franco, con l'aragosta e zeppo. Grazie, Giovanni. Grazie. Come mangiamo? Discorso io già l'ho fatto. Vorrei, vi dico la mia, che su discorso mi facesse mio figlio Shalebo. Adesso parto le lacrime. Grazie a lui che sono arrivato a 100.000, mi ha dato una mano. La gente. Noi cucina amatoriale, cucina napoletana, piace, se no non arrivavo a 100.000. Però ci ringrazio mio figlio Shalebo, Giciarda. Io devo ringraziare mio padre, perché insieme penso che siamo una bella coppia. Io dietro le quinte dei video di cucina comunque stanno escludendo qualcuno. Io dietro le quinte, ma Cristian è l'assaggiatore ufficiale del canale di Chef Franco. È un progetto nato un anno fa, per gioco, ma levando tutti i progetti da mezzo. Siamo papà, figli, quindi c'è un amore indescrivibile, un bene incredibile, quindi... Perché? Che
si mette forte. Visto che prima ha parlato papà, poi ho parlato io. Non so che dire. Cristian, vai. No, devi dargli qualcosa. Sì, come regola sì. Allora, è stata una bellissima serata, mi sono divertito. Grazie a tutti. Diciamo che siamo quasi tutta Napoli YouTube unita. E a faccia ci siamo male. Pomodoro va bene? Ma non abbiamo, cioè, torta, brindisi e non abbiamo finito. Ma che stiamo fanno alla piatta? Torte, i dolci Giovanna, torta mi, momoni, spaghetti. Spaghetti col pomodoro, non è finita. Topa la pasta e patate, mozzarella, antipasto, torto, non è finita. Guardate che salso lui l'ha fatto, chef Franco, va. Allora penso che siamo cibo fra 100 anni. Su tutto nel monito a trua, 12 mitere. Polvere di buccia nera. Buccia nera. Mamma mia. Vai. Mamma mia di buccia nera. Vai. Comunque qua. Sto facendo la 10 di ragazzi, che dire, il video finisce qua. Spero tanto che questo video speciale vi sia piaciuto. Non ho fatto il mio speciale 500.000 iscritti, ma questo video è come se lo fosse, perché la gioia di mio padre arrivare a 100.000 iscritti, la gioia di 500.000 è un'unica cosa, è un'unica felicità. Noi siamo, io e mio padre, io e la mia famiglia siamo una cosa. Anzi, scusatemi se non vi ho portato niente di speciale per i 500.000, ma mi sono concentrato di più per fare una festa speciale a mio padre, per organizzare qualcosa di speciale a mio padre, che se lo merita. Quindi caro papà, un bacione forte anche qui, te lo meriti, e penso che la gente lo ha capito quando sei una brava persona, una buona persona, quando ti piace ridere, quando ti piace scherzare, le persone intelligenti lo capiscono. Spero che questa festa ti sia piaciuta, spero che questo video ti sia piaciuto, ti auguro il meglio, ovviamente te l'ho sempre detto. Per me metterti in gioco a questa età per me è fatta la migliore cosa. Mi hai ascoltato tuo figlio, e questa cosa ti fa onore, quindi sono contento, spero che vi sia piaciuto, e niente, continuate a seguire Chef Franco, mi raccomando, per le ricette, per arrivare ora a 200, anzi facciamo 150.000 iscritti, poi 200.000, 250, andiamo di 50.000 iscritti, va bene. Grazie anche per il supporto che date al mio canale YouTube, che anche grazie a mio padre e a mio fratello sta crescendo sempre di più. Grazie perché ci state facendo vivere un bel sogno, e noi proviamo a non deludervi con i video, vi facciamo fare una risata, non lo so, quel 10 minuti di spensieratezza con la ricetta, con il video divertente, con la reaction, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, ci divertiamo e spero che vi divertite anche voi, anche perché c'è troppa critica, c'è troppo male su questo web, dobbiamo divertirci di più, deve essere qualcosa di più leggero, di più semplice, divertente, e noi questo è quello che vogliamo, anche con la festa che ho organizzato, è una cosa semplice, ma nella semplicità, nella cosa più banale, senza soldi, senza niente, per me è la cosa più bella, e anche per la mia famiglia. Quindi ragazzi, vi mando un grande bacio, seguiteci sempre e ci vediamo in un prossimo video. Sempre forza Napoli, complimenti papà, te li meriti tutti.